I dispositivi mobili, in particolare gli smartphone, sono sempre più presenti nella vita di tutti i giorni delle persone, se ne impadroniscono, diventando quasi un'estensione del proprio corpo. Un problema di invasione incontrollata che colpisce in modo particolare i minorenni che, seppur più abili a conoscerne ogni aspetto, sono i più esposti ai pericoli del web. Questo è il tema al centro del progetto Connettiamoci Attivamente, presentato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, a cui hanno partecipato diversi medici e psicologi. Il nostro progetto è un progetto di educazione all'uso dei cellulari in età pediatrica, ma anche giovani e adolescenti, chiaramente. Ormai l'età pediatrica si è allungata fino a 18 anni. E speriamo con questo progetto di insegnare sia alle famiglie sia alle scuole il corretto uso del cellulare, i rischi che questo può avere, ma anche i tanti vantaggi che la connessione ci può permettere, insomma. Quindi il nostro progetto si distribuirà nelle scuole, negli studi pediatrici e anche qui, perché no, negli ambulatori del Policlinico Gemelli. Gli interventi in sala operatoria realizzati con l'ausilio di un robot erano poco più che una curiosità una quindicina di anni fa. Oggi sono routine, anche nel settore della cardiochirurgia. E quanto succede all'Humanitas Gavazzeni di Bergamo, dove il robot Da Vinci è il sistema che viene utilizzato a fianco della cardiochirurgia tradizionale, di quella mini-invasiva e di quella interventistica per intervenire sull'insufficienza mitralica. Sono stati 10 finora gli interventi di cardiochirurgia robotica all'Humanitas Gavazzeni dallo scorso mese di maggio. L'obiettivo è arrivare ad una trentina all'anno. Il robot Da Vinci è una macchina super tecnologica che permette di intervenire a livello del cuore in modo preciso ed efficace, oltre che soft. L'estrema accuratezza della mano robotica consente di ridurre al minimo il trauma dei tessuti e quindi il sanguinamento. Protagonista di questa nuova fase della cardiochirurgia di Humanitas Gavazzeni è l'equipe del dottor Alfonso Agnino, cardiochirurgo specializzato da oltre 10 anni nell'uso di tecniche mini-invasive videoassistite. Non si apre più lo sterno, né tantomeno si dà luogo a un'apertura sulle emitoracee di destra attraverso la divaricazione delle coste, ma si dà luogo a un intervento attraverso quattro piccoli buchi di 8 mm e uno di 1,5 cm. Il paziente avrà necessità di non solo un singolo, ma di un collegio di professionisti che lavorano insieme per raggiungere prima di tutto l'esatta indicazione. E poi scegliere specificamente su quel paziente quale sarà il suo trattamento migliore. L'Humanitas Gavazzeni Bergamo è al momento l'unico ospedale italiano in grado di offrire un programma di cardiorobotica affiancato alla cardiochirurgia tradizionale, alla cardiochirurgia mini-invasiva e alla cardiologia interventistica. In tutta Europa i centri abilitati sono solo 20. Quello che noi vogliamo fare è di aumentare la nostra capacità di servizio alla gente, e nell'epoca della tecnologia che si diffonde così rapidamente, la robotica è una risposta, non è la risposta, è una risposta che si affianca alle altre, è una risposta fatta di tecnologia e fatta di persone. La più recente frontiera della ricerca in ambito nutrizionale è individuare strategie alimentari che riducano il rischio di malattie croniche e aumentino l'aspettativa di vita. Da qui nasce Smart Food, il programma di ricerca e divulgazione scientifica dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, dedicato ai fattori protettivi della dieta per un nuovo approccio nutrizionale alla prevenzione. Tra le iniziative di Smart Food ha di recente preso il via Cuochi del Futuro, dai banchi di scuola alla tavola, la prevenzione attraverso l'alimentazione, un progetto triennale sostenuto da Fondazione Deutsche Bank Italia. Cuochi del Futuro è un progetto di Smart Food, il programma in scienze della nutrizione e comunicazione dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, e si rivolge ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero, del quarto anno dell'Istituto Alberghiero della regione Lombardia, in particolare in due istituti, l'Amerigo Vespucci di Milano e il Caterina de' Medici di Desenzano del Garda. Questo è un progetto di formazione, nutrizioniste Smart Food faranno delle lezioni ai ragazzi sul tema della sana alimentazione, toccando proprio varie aree proprio delle scienze della nutrizione, proprio per
dare un messaggio ai ragazzi sull'importanza di alimentazione e stili di vita nell'ambito scientifico, nella prevenzione delle patologie croniche che più ci colpiscono. Queste lezioni frontali saranno poi supportate da lezioni pratiche, per cui sempre il team Smart Food si è occupato della formazione dei professori di cucina degli istituti, e quindi i ragazzi saranno in grado appunto di portare in cucina le nozioni e le informazioni che apprenderanno durante le lezioni frontali. Proprio per questo progetto è stato realizzato un manuale che rimarrà ai ragazzi in forma digitale, unitamente a tutte le diapositive delle varie lezioni, così poi anche in futuro, appunto perché i cuochi del futuro possano appunto avere dei documenti di riferimento. Nel 2018 è stata garantita l'autosufficienza nazionale per il sangue grazie alla cessione di circa 70.000 sacche dalle regioni che hanno avuto una maggiore produzione rispetto a quelle in deficit. Il dato è contenuto nel programma nazionale per l'autosufficienza, il documento che indica gli obiettivi per l'anno in corso e traccia il bilancio di quello appena trascorso, pubblicato da poco in Gazzetta Ufficiale. Lo scorso anno la produzione di globuli rossi è stata di 42,2 unità ogni 1.000 abitanti, stabile rispetto all'anno precedente. La maggior parte della compensazione interregionale è andata a Lazio e Sardegna. Rispetto al 2017, la Campania, la Basilicata, la Sardegna, il Lazio e la Sicilia presentano una dipendenza maggiore dalle unità prodotte nelle altre regioni, mentre nel 2018 si è ridotta per l'Abruzzo e la Toscana.